Giro di vite per i furbetti dei rifiuti sono stati infatti oltre 300 i verbali dall'inizio del 2018 per cittadini e aziende che hanno scaricato abusivamente rifiuti ingombranti, inerti ed imballaggi persino nel centro storico aretino. Ad annunciare l'intensificarsi dei controlli è stato il vice sindaco di Arezzo Gianfrancesco Gamurrini tramite social network che si complementa così con l'assessore all'ambiente Marco Sacchetti. Grazie all'attività svolta dall'assessore e dall'ufficio Ambiente Scrive, da inizio 2018 sono stati fatti 309 verbali e denunciate decine di persone e ditte che scaricavano abusivamente rifiuti. Il vice sindaco ricorda poi che il ritiro di questi rifiuti è gratuito, che anche nel centro storico devono essere conferiti ad orari precisi. Il comune ha così deciso di stringere la morsa, intensificando i controlli anche grazie alle fototrappole in grado di immortalare i trasgressori in flagranza di reato. Controlli che hanno così portato all'impennata di verbali denunce per abbandono selvaggio di rifiuti.